Dopo aver parlato delle gesta dei Minamoto e di come questi abbiano sostanzialmente dato inizio alle tradizioni e modi di fare che tutti i clan samurai avrebbero adottato in futuro, ci accingiamo a parlare di coloro che erano arrivati a tanto così dallo scippare questo merito al clan Geji, cioè i Taira. Tuttavia oggi ci prendiamo una pausa dal parlare di samurai, per parlare di samurai. Sì, lo so, non fate quella faccia. Specifichiamo, quindi. Oggi ci prendiamo una pausa dal parlare di intrighi, di politica, di famiglia, eccetera, per soffermarci sulla figura letterale del samurai. E per farlo oggi voglio adottare uno stile diverso. Invece di elencare i pezzi di armatura, armi, eccetera, voglio provare ad accompagnarvi in un'avventura. La domanda, quindi, non è come erano fatti i samurai, ma cosa avrei visto se mi fossi trovato davanti un samurai. E allora mettetevi comodi, chiudete gli occhi e fatevi trascinare dal mio racconto alla scoperta dei samurai del XII secolo. Io sono Andrea e questo è L'ascesa dei samurai, il samurai del XII secolo. Riaprite gli occhi. Vi trovate insieme ad altri su una strada. Questa strada è la famosa Tokaido, che in quel periodo lì connetteva la capitale Yankyo alla regione del Kanto. Solo svariati secoli dopo avrebbe collegato Yankyo a Edo, la futura Tokyo. Ma esattamente in che periodo vi trovate? L'anno è il 1087, o per essere più precisi vi trovate nel primo anno dell'era Kanji. Pur trovandovi all'improvviso in un posto che non avete mai visto, non vi sentite spaesati e anzi capite che dovete seguire quelli che sembrano far parte del vostro gruppo di viaggio. La strada la state percorrendo verso sud, vi state dirigendo verso la capitale. Guardandovi intorno notate che la strada è trafficata soprattutto da gente che cammina a piedi, i carri sono davvero pochi. A un certo punto da lontano vedete che le persone si spostano verso i bordi della strada, come per lasciar passare qualcuno. Uno dei vostri compagni di viaggio vi afferra per il braccio e vi trascina via. Vi girate e capite cosa sta succedendo. Nella direzione contraria alla vostra sta marciando una schiera di guerrieri. Non sono tantissimi, probabilmente all'incirca una quarantina, che si sta dirigendo verso nord. Non potete che restare ammaliati da questa vista, poiché, a parte qualcuno, tutti gli altri sono pesantemente armati e molti di questi sono a cavallo, con il loro lungo arco, lo Yumi, molto simile agli archi moderni giapponesi, che spunta da dietro. Vedete che insieme a questi ci sono un paio di cavalieri che portano uno stendardo. Questo stendardo, che poteva anche essere portato dai fanti, non dovete immaginarlo come una bandiera moderna, ma era un lungo palo di legno sottile, con in cima un altro paletto attaccato trasversalmente a formare una croce stretta, a cui era attaccato questo lungo stendardo, che prendeva il nome di Hatajirushi. Se ogni stendardo rappresenta un'unità, allora in questo caso le unità erano due. Questo perché l'unità base degli eserciti samurai di quel periodo era composta da circa 20 uomini. Notate che gli Hatajirushi sono bianchi. Strizzate gli occhi perché vi sembra ci sia un simbolo sopra, ma non capite bene cosa sia. Tuttavia, dal mormorio che si è creato intorno a voi, a un certo punto carpite un nome a voi familiare, Minamoto. Osservate la truppa che ormai è vicina a voi. Non vi fate problemi a incrociare lo sguardo con alcuni fanti, capite da come sono armati che il loro lignaggio non doveva essere nobile. Probabilmente erano contadini arruolati con la forza. Erano vestiti sostanzialmente di abiti umili e portavano solo una corazza che ad alcuni avvolgeva completamente il busto ed era chiamata Dōmaru, mentre ad altri copriva soltanto il petto, lasciando scoperta la parte posteriore. Questa variante era chiamata Haramaki. Come arma portavano un'arma inastata, la Naginata, che era sostanzialmente la lama di una spada apposta in cima a un palo di legno. Comincia a sorgere qualche dubbio in voi. Una persona così poco armata davvero poteva combattere, specialmente se paragonati a tutti gli altri della truppa. Forse questi erano solo gli attendenti di quelli che probabilmente erano i veri nobili. Infatti, se di questi fanti male armati non vi siete fatti problemi a guardarli in faccia, quando passano gli altri fanti, ma soprattutto i cavalieri, venite assaliti da un certo timore reverenziale che vi impedisce di guardarli negli occhi. Tuttavia, ormai la colonna vi sta passando a fianco e superando. Quindi non vi fate problemi a guardarli bene, sempre facendo attenzione a non incrociare il loro sguardo, ovvio. Rimanete subito impressionati dalla grandezza dell'armatura e di quanto fosse colorata. Pesa circa 30 kg ed è chiamata Yoroi e deriva dalla già citata Dōmaru, che a sua volta deriva dall'armatura Keiko,
che veniva utilizzata secoli prima, dai predecessori dei samurai. La yoroi era formata da tante scaglie, che potevano essere sia di ferro che di cuoio, a seconda delle parti che andavano a proteggere, ed erano poste in tante righe che insieme formavano delle vere e proprie piastre tenute insieme da queste corde colorate, fatte di seta. Analizzando l'armatura, notate che la corazza, chiamata Do, era formata da quattro sezioni che avvolgevano il samurai e gli davano una forma quasi a scatola. Delle corde, che servivano ad assicurare il Do al petto, si trovavano tra le spalle e il petto del samurai, ma erano coperte da delle scaglie poste lì per evitare che gli avversari potessero tagliarle e far collassare la yoroi. A questo punto erano assicurati due enormi spallacci, chiamati Sode. Questi a loro volta erano agganciati a un nodo decorativo chiamato Agemaki e posto sulla schiena del samurai, che gli permetteva di muovere liberamente le braccia senza che i sode fossero di intralcio. Una cosa che non vi sfugge è il vedere che il braccio destro non era corazzato, a differenza del sinistro. Questo perché ciò permetteva al samurai di poter piegare liberamente il braccio per poter scagliare le frecce. Perché sì, nonostante abbiate visto che i samurai, sia quelli a cavallo che quelli a piedi, portavano una spada che all'epoca non era ancora la katana, ma era chiamata tachi, vi rendete subito conto che quest'ultima non era l'arma principale con cui i samurai di quel periodo si scontravano. Quelli a piedi portavano la già citata naginata, mentre quelli a cavallo usavano, come ormai penso sia chiaro, lo yumi, cioè l'arco. Dopo armatura e armi, non potete non soffermarvi sull'elmo, chiamato kabuto. Questi venivano adornati a piacimento dai samurai e ogni kabuto era diverso dall'altro, ma tutti avevano degli elementi standard. Tutti erano composti da piastre di metallo uniti tra loro tramite dei rivetti. Sulla parte frontale c'era una visiera ricoperta di cuoio, chiamata mabisashi, mentre sulla parte posteriore c'erano delle piastre che scendevano lungo il collo a protezione di quest'ultimo. Queste erano chiamate shikoro. Ai lati della faccia gli shikoro erano arricciati ed erano chiamati fukigaeshi. Servivano a proteggere il samurai dagli attacchi scagliati con le armi da taglio in verticale. A parte questi elementi standard, come si diceva prima, ogni kabuto era sostanzialmente diverso dall'altro, alcuni con decorazioni molto stravaganti, altri un po' più sobri. Mentre li osservate, un samurai si volta e incrocia il vostro sguardo. Voi impietrite e abbassate subito il capo. Il samurai si volta di fronte, ignorandovi, e insieme al resto della truppa finalmente vi sorpassa e si allontana. La Gosannen Kassen sta giungendo alla fine e quelli che erano appena passati sono una piccolissima parte dei rinforzi che si stanno dirigendo a nord, ad aiutare Minamoto no Yoshie. Dopo averli visti allontanare, anche voi vi girate e riprendete la vostra camminata verso sud. Sono svariate ore che viaggiate, il sole nel cielo è estivo e sta picchiando dal suo zenith, quindi insieme alla vostra compagnia decidete di fermarvi alla stazione di posta che si trova poco distante da voi. Una volta giunti, vi fermate a una panchina, all'ombra, per potervi riposare e rifocillare. Vi state rilassando mentre state bevendo dell'acqua, quando a un certo punto la vostra attenzione viene catturata da due signori, fermi poco distanti da voi, che stanno discutendo in maniera leggermente animata. Normalmente non vi interesserebbe di cosa stessero parlando, siete stanchi dopo tutto. Tuttavia, essendo ancora eccitati dall'incontro avuto qualche ora prima con i guerrieri, non potete fare a meno di ascoltare i loro discorsi, quando capite che l'argomento riguarda proprio i samurai. I due sono uomini di mezza età, i vestiti non hanno una foggia particolarmente pregiata e le mani sono callose e consumate. Non sembrano conoscersi, probabilmente hanno iniziato a scambiarsi qualche parola mentre camminavano, per poi legare su un'esperienza che li accomuna, e cioè sono stati entrambi dei reduci della Zenkunen no Eki. Viene fuori che entrambi servivano due samurai al servizio dei Minamoto, e che entrambi questi samurai erano d'élite, già che erano esperti di Kyuba no Michi, cioè entrambi erano esperti di tiro con l'arco e nel portare il cavallo. Noi occidentali, quando pensiamo al tiro con l'arco, ci viene subito in mente una sfilza di arcieri che punta l'arco e tirano senza prendere la mira, contando sul numero elevato di frecce sparate per abbattere i nemici. Sicuramente c'entrano i film in tutto questo. Qualcuno un po' più esperto potrebbe pensare anche ai temibili arcieri delle steppe, come i famigerati arcieri a cavallo di Genghis Khan, che hanno fatto la fortuna di quest'ultimo sul campo di battaglia. In realtà i samurai non combattevano così. Lo yumi infatti non permetteva tiri ad ampia gittata, ma dovevano essere usati a distanze abbastanza ravvicinate.
dai 10 ai 20 metri di distanza dal nemico e ogni freccia era per un nemico specifico. È da questo modo di combattere che deriva la tradizione moderna dello Yabusame. A come funzionava lo scontro tra samurai ci arriviamo a breve, dato che gli anziani stanno ancora parlando e viene fuori che uno di questi ha un nipote che è da poco tornato dal fronte. Non viene detto esplicitamente, ma capite che questo nipote era un disertore e questa informazione non genera nessuno scalpore. Al tempo infatti gli uomini reclutati a forza, che non avevano alcun vincolo personale col proprio signore, quindi né parentela né un debito di qualche tipo, venivano registrati in fretta e furia e mandati subito al fronte. Questa leggerezza faceva sì che fosse difficile rintracciare i disertori, permettendogli di farla franca. Ciò che scioccava davvero i due signori era il fatto che il modo di combattere stesse cambiando e che l'aura di solennità quasi religiosa che avvolgeva le battaglie stesse sparendo. C'erano cose che non cambiavano mai, come la continua ricerca della gloria personale, e c'erano vari modi per ottenerla. Scendendo in battaglia per primi, i samurai, soprattutto se rivali tra loro, facevano a gara per iniziare per primi il combattimento o per entrare per primi in una fortezza. E che succedeva se non si era primi? Si cercava un nemico di valore e, una volta sconfitto, lo si decapitava e si portava la testa dal proprio comandante, il quale poi elargiva premi e incarichi. Ovviamente lo si faceva dopo lo scontro, perché durante sarebbe stato un po' difficile trovare il proprio comandante. Infatti in questo periodo storico anche i comandanti erano in prima linea a combattere per aumentare la propria gloria personale, a differenza di ciò che avrebbero fatto i loro successori nei secoli successivi, che si fermavano nelle retrovie circondati dalle proprie guardie del corpo. Ma allora, cosa stava cambiando? Dicevamo che i due si lamentavano che la solennità stava svanendo. Le battaglie erano sempre più caratterizzate da imboscate e attacchi a sorpresa, in cui si appiccavano incendi, con conseguente sterminio di tutti quelli che cercavano di fuggire, senza alcuna differenza tra uomini, donne o bambini. Questo modo di portare avanti le battaglie avrebbe caratterizzato anche i secoli a venire, con una giustificazione chiara. Essendo le armate samurai tutte uguali, sia in armamenti che nelle tattiche, l'unico modo per soverchiare il nemico era coglierlo di sorpresa. E quando una battaglia avviene alla maniera classica, con due o più eserciti che si trovavano faccia a faccia sul campo, come si svolgeva? Pensate a voce alta. Tanto che i due anziani vi guardano con uno sguardo di sorpresa, ma nemmeno più di tanto, dato che avevano capito che stavate origliando. Il più anziano dei due procede quindi a spiegarvi come si svolgeva una battaglia. Quando gli eserciti si trovavano faccia a faccia, innanzitutto c'era un rituale da seguire. Era necessario che gli dei fossero testimoni delle gesta che i samurai stavano per compiere sul campo, e per attirare la loro attenzione venivano scagliate delle frecce con delle palle forate che emettevano suoni durante la volata. Dopo questa fase si procedeva allo ikkyuchi, cioè gli scontri individuali. I samurai si avvicinavano allo schieramento nemico, annunciando il proprio retaggio e le proprie gesta, per poi aspettare che qualcuno si facesse avanti. Tutto ciò avveniva davvero. Tuttavia, è probabile che nel cuore della battaglia i samurai si limitassero a urlare il proprio nome come fosse un grido di guerra, in modo da attirare a sé gli avversari. Quando i samurai si facevano avanti, il resto dell'unità si metteva a supporto e iniziava lo scontro, con i due guerrieri che galoppavano furiosamente l'uno contro l'altro, scagliandosi contro le frecce con il proprio yumi. Come dicevo prima, le frecce venivano scagliate a distanza ravvicinata, 10, massimo 20 metri. Se lo scambio di colpi non bastava ad atterrare il proprio avversario, i samurai sfoderavano la propria arma secondaria, la tachi. Qui adesso probabilmente vi starete chiedendo la domanda da $1 milione. E cioè, che differenza c'è tra una katana e una tachi? Se cercate su Google troverete le risposte più disparate a questa domanda. C'è chi dice che la differenza è che la tachi veniva usata a cavallo mentre la katana no. Altri dicono che la tachi e la katana si differenziano solo per la posizione del nome del forgiatore. Altri parlano di dimensioni, insomma, esistono varie scuole di pensiero. Secondo me la differenza sta nel fatto che la katana era una spada le cui dimensioni erano standardizzate, più o meno, mentre la tachi no. Appunto, quando le dimensioni della tachi divengono standard, a quel punto si parla di katana, ma questa è solo la mia opinione però. Decidete voi a quale scuola di pensiero volete affiliarvi. Una differenza è certa e l'avete notata prima quando è passata la colonna di guerrieri. La tachi era infoderata con la curvatura verso il basso, mentre la katana viene tenuta con la curvatura della lama verso l'alto.
Comunque, dicevo prima che a questo punto i samurai sfoderano la propria lama, ma lo fanno a cavallo o scendendo da cavallo? Dipende. Se il nemico era appiedato, allora si sfruttava lo slancio della galoppata del cavallo per provare a sfoderare dei fendenti letali, che comunque non potevano essere troppo pronunciati visto che la taci era concepita come arma a due mani, mentre a cavallo la si usava con una sola. Altrimenti i due combattenti scendevano da cavallo e iniziava lo scontro di spada. Se lo scambio di fendenti non portava alla sconfitta dell'avversario, si procedeva con l'ultimo step dello scontro, lo yoroigumi. Questa era sostanzialmente la lotta a mani nude. Se si riusciva ad atterrare il nemico, a quel punto si sfoderava l'ultima arma di cui un samurai era equipaggiato, cioè il tanto. Tenuto infoderato, attaccato alla fascia che tiene unite le parti della yoroi, il tanto era un pugnale che veniva usato per accoltellare il nemico facendo passare la lama attraverso i punti deboli dell'armatura. Voi state ascoltando il racconto, quasi tecnico, di questa persona, quando all'improvviso interviene l'altro anziano, che con tono perentorio domanda retoricamente: «Dov'è il caos in tutta questa descrizione?» Procede quindi a dire che sul campo di battaglia in realtà non avviene sempre tutto così e che gli scontri tra samurai dovevano essere rapidi perché spesso sconfiggendo un samurai significava che tutto il suo seguito scappava. Ma quando gli scontri si dilungavano e quando le armi si danneggiavano, gli attendenti dovevano passare le loro armi ai loro signori, mentre facevano di tutto per impedire che qualcun altro interferisse con il combattimento e che il loro signore venisse circondato da altri busci in cerca della sua testa. A quel punto la vostra faccia mostra un'espressione sorpresa. «Ma come?» vi chiedete. «Più samurai possono attaccarne uno solo. E dov'è l'onore in tutto questo?» I due anziani si guardano negli occhi, come se cercassero nello sguardo dell'altro una possibile risposta a quella domanda bizzarra pronunciata da voi. Fanno spallucce, si alzano e quello che stava parlando con voi dice un'ultima frase. «Servire un padrone ed eseguire il suo volere, questo è l'onore di un bushi». A quel punto si allontanano, borbottando tra loro. C'è ancora del tempo prima che il vostro viaggio riprenda, quindi decidete di mettervi comodi e ripensare a tutte le cose che avete visto e imparato. Le palpebre si fanno pesanti e alla fine crollate. Quando riaprite gli occhi, vi trovate qui, alla fine di questa puntata. Eccoci finalmente giunti alla fine di questo episodio. Se siete arrivati fin qui, significa che questo stile vi è piaciuto. Come dicevo all'inizio, ho preferito provare qualcosa di diverso, invece di fare un semplice elenco delle caratteristiche dei samurai e delle loro battaglie. Avrebbe annoiato persino me, che sono un fan sfegatato di queste cose. Con questo è veramente tutto. Ci tenevo che questa puntata uscisse oggi, 22 maggio, per dedicarla a una persona molto importante per me, che sta lottando, e in generale a tutti quelli che si trovano in difficoltà e si sentono disarmati. Spero vi possa arrivare un po' di forza dei samurai, o quantomeno che ci sia un attendente pronto a passarvi tutte le armi necessarie per continuare la lotta. Io sono Andrea, e questo è il podcast dello Shogun. Matao!